nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Il santuario di Lourdes ci ricorda l'universalità della Chiesa. Centinaia di migliaia di grotte nel mondo intero. In particolare oggi la Chiesa ci ricorda i martiri di Cina, questa immensa nazione con le sue problematiche, con i suoi contributi all'umanità e tanti martiri, centinaia di migliaia nel periodo nestoriano e poi nell'epoca moderna dal 1600 fino ad oggi. Lo stiamo facendo contemplando la regina dei martiri, la Vergine Maria, l'Immacolata. Lei è sempre rimasta fedele e noi non sempre. Alla bellezza della grazia che il Signore ci ha concesso nel battesimo. Per questo chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e noi di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Padre Santo, che veli con amore sul tuo popolo e hai voluto che la Vergine richiamasse a Bernadette gli insegnamenti del tuo figlio. Apri i nostri cuori al suo messaggio di preghiera e di penitenza, perché la luce del Vangelo illumini tutta la nostra vita. Te lo chiediamo affidando la nostra preghiera alla mediazione di nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato,
e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. La Vergine Madre di Dio racchiude nel suo grembo colui che il mondo intero non può contenere. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Anche noi ci siamo messi in viaggio come Maria per arrivare qui in questo luogo e poter essere accompagnati da lei verso il figlio suo, anche perché Maria qui in questo luogo si mette tra noi e la sorgente. Anche la statua è posizionata leggermente girata per indicare il movimento che siamo chiamati a fare, andare verso la sorgente accompagnati da Maria. Ma in questa pagina, perché Maria si mette in viaggio? C'è una realtà apparente, una realtà sostanziale. La realtà apparente: Maria viene via da Nazareth, lontano, probabilmente per smorzare le chiacchiere che cominciavano a girare su quella nascita e su quell'essere portatrice di un bambino. L'apparenza e il giudizio degli uomini. La sostanza invece è ben un'altra, perché è un viaggio, quello verso le montagne della Giudea, che indica la vera realtà di Maria. Appena giunta dalla cugina, il bambino, si potrebbe anche tradurre, danza, Giovanni il Battista, nel grembo di Elisabetta dinanzi a Maria, richiamando un'immagine dell'Antico Testamento, quando il re Davide va a casa di Obed Edom per prendere l'arca dell'alleanza e portarla a Gerusalemme. E il re Davide davanti all'arca danza, così come fa il bimbo Giovanni il Battista nel grembo di Elisabetta. Ma l'arca dell'alleanza era fatta di legno d'acacia. Il legno d'acacia è incorruttibile, non si corrompe. All'interno dell'arca c'erano le tavole della legge, il bastone
di Mosè e di Aronne, una manciata di manna, l'acqua di Maria, sorella di Mosè. L'arca è incorruttibile perché è legno d'acacia, luogo della presenza di Dio. Il bimbo Giovanni Battista che danza nel grembo della madre dinanzi a Maria, attraverso questa similitudine, ci dice che la Santa Vergine è l'incorrotta, che la Santa Vergine è la sempre Vergine, che lei è l'Immacolata. A Lourdes Maria richiama questo concetto, questa realtà, questa verità, il 25 marzo 1858, di giovedì. Tra l'altro le apparizioni più importanti avvengono sempre di giovedì. La scoperta della sorgente, il primo incontro, chiaramente perché il giovedì è la giornata eucaristica. Maria anche qui non parla di se stessa, ma parla a noi di suo figlio. In quel giorno Bernadette, siamo fuori dalle 15 apparizioni. Bernadette scende e per 4 volte domanda: ditemi chi siete. Aveva questo incarico da parte del parroco. 4 volte lo domanda e Maria poi darà la risposta. Bernadette ci dirà poi perché 4 volte lo ha fatto. Perché 4 volte furono i tentativi per trovare l'acqua da bere. E allora dice: Maria mi ha corretto in quella mia testardaggine. Sarà questa la spiegazione che Bernadette darà già suora a Nevers. E Maria pronuncerà queste parole che noi leggiamo nel dialetto del posto, che soi era Immaculata Concepciu. Chi conosce il dialetto locale mi hanno detto che se avesse affermato soltanto sono l'Immacolata Concezione non ci sarebbe stato il che davanti, che sta a significare e io sono l'Immacolata Concezione. È conseguenza del suo essere immacolato l'inserimento nella vita trinitaria di Dio come dono, il dono di grazia. Risprende quel saluto: ti saluto piena di grazia. Ma questo è dovuto all'inserimento di questa creatura per divina bontà nell'amore infinito di Dio che si riversa poi a beneficio di tutti. E io sono, quasi si potrebbe dire, e io sono soltanto l'Immacolata, grazie all'intervento di Dio. E poi aggiunge concezione, perché non è l'affermazione del dogma. Il dogma dice che Maria è stata concepita senza macchia di peccato originale, senza macchia di peccato. Qui dice che è, e io sono l'Immacolata, ma sono anche concezione. Vale a dire, lei continua a generare i figli per suo figlio all'interno della Chiesa. L'abbiamo sentito proclamare nella prima lettura, dove l'ultima volta che Maria appare nella Sacra Scrittura, nel Nuovo Testamento, dice così: tutti erano assidui, concordi nella preghiera, insieme alle donne e a Maria. Maria nella preghiera, già allora, nella Chiesa delle origini, generava nella preghiera i figli per il figlio, e anche le donne che con lei pregavano, e questo è il bellissimo compito della donna all'interno della Chiesa, generavano i figli per il figlio, li generavano nella preghiera, e questo è continuato nella storia della Chiesa, sia all'interno delle nostre famiglie. Le prime educatrici nostre sono state le mamme e le nonne che ci hanno generato nel senso della preghiera, ma anche, come non andare agli anni della scuola materna, dove c'erano allora la figura delle suore che ci generavano nella preghiera, educandoci e compiendo i primi passi nella fede. Ed è quello che Maria intende fare qui. Ci chiama da parte per rigenerarci nel figlio, perché il figlio possa compiere
la sua opera di salvezza. Ci viene da dire, ma se è l'Immacolata, come fa a comprendere noi che siamo peccatori? Non è con il peccato che si comprende il peccatore, perché io che pecco solitamente sono sospettoso, oppure noi ci lasciamo andare a giudizi, noi peccatori, verso gli altri peccatori. Maria l'Immacolata è colei che comprende per divina grazia il peccatore, perché ci comprende attraverso l'amore e la misericordia. Così ci accoglie e ci conduce in questo nostro pellegrinaggio, e noi come Bernadette la seguiamo perché sappiamo che ci porta verso suo Figlio, unico Salvatore del mondo. Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Signore, donaci il tuo Santo Spirito, egli che adombrò la Vergine Maria perché divenisse la madre del Salvatore, consacri oggi queste offerte e ci renda sempre fedeli alla tua parola, in Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto, Padre Santo, riconoscere la tua gloria nella festosa assemblea dei tuoi santi e soprattutto celebrarti con lo stesso cantico di lode della Vergine Maria che qui si è proclamata Immacolata Concezione. Grandi cose tu hai fatto, Signore della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia quando, volgendoti all'umile tua serva per mezzo di lei, ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Salvatore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola, il Delegato Pontificio Antonio, il Vescovo Luigi che presiede questa celebrazione e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i martiri cinesi, Santa Bernardetta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Amen. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Questo Amen, che esprime la fede nella presenza del Cristo nella Santissima Eucaristia e fa di noi ancora di più famiglia di Dio. Non ci rendiamo conto abbastanza dell'immensa dignità che il Signore ci fa, associandoci appunto a quella vita che è nella Trinità stessa, ma pure potendo solo intravedere la bellezza di questo dono, ne siamo riconoscenti e con fiducia e umiltà ci rivolgiamo a Dio Onnipotente e lo preghiamo come Egli stesso ci ha insegnato a dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Sì, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo, sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo ci custodiscano per la vita. Per ricevere la comunione veniamo tutti dal corridoio centrale e torniamo ai nostri posti dai corridoi laterali. Prima di ricevere la comunione abbassiamo la mascherina e riceveremo la comunione solo sul palmo della mano e non in bocca. Pour les pèlerins de langue française, pour recevoir la communion, on vient tous par l'allée centrale et on y retourne par les côtés latéraux. Avant de recevoir la communion, on baisse le masque et on prendra la communion sur la main et pas dans la bouche. Merci.
Preghiamo. Sostenuti dalla forza dei tuoi sacramenti, fa, o Signore, che riprendiamo il nostro cammino con Maria, nostra madre, affinché possiamo arrivare senza smarrimenti alla dimora del cielo, per Cristo nostro Signore. Per i pellegrini italiani che lo desiderassero, oggi pomeriggio è possibile fare i passi di Bernadette. L'appuntamento è alle ore 14:45 alla Vergine Incoronata. Ci sono dei responsabili che vi aspettano per poi iniziare il percorso. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre buono distenda sempre su di voi il suo braccio misericordioso. Amen. Dio Figlio unigenito vi renda e vi conservi luce del mondo. Amen. Dio Spirito Santo vi conceda ogni grazia implorata dalla Vergine Maria. E su tutti voi scenda abbondante la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza, e Maria ci porti gioia come l'ha portata in casa di Elisabetta, di Zaccaria. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.